chiesa dove si possono esaltare le qualità tecniche della sua squadra senza naturalmente perdere il principio. Io le rispondo come ho risposto forse una settimana fa, e la risposta vera di nuovo la dà il campo, no? Se si riesce o se non si riesce. Però un aspetto importante nell'andare a giocare a San Siro e comunque nell'andare a giocare contro le grandi squadre è che loro non abbiano tutta questa continuità di gestione della partita, perché altrimenti ti succede come a Salerno, che tu corri dietro agli avversari di continuo, oltretutto avversari questi di domani e che con la palla sanno quello che devono fare, però tu devi avere la forza e la personalità di gestire i tuoi di palloni dove si può, al meglio delle nostre possibilità, ma devi avere la personalità anche a San Siro domani di poter gestire palloni difficili, di fare delle uscite prendendoti un piccolo coefficiente di rischio. È una delle cose che ti consentono di stare in partita 95 minuti. Se tu togli questo aspetto dalla partita, corri solo dietro a loro e diventa un'altra partita. Molto importante domani sono le misure della squadra, e le misure della squadra in relazione a quella attività che, come prima le dicevo, è ondulatoria all'interno della partita. Hai un avversario che ha dei momenti, un quarto d'ora, i 20 minuti, delle folate, ti mette in grandissima difficoltà. Tu devi avere questa capacità di riuscire a stare nella partita qualsiasi sia la partita in quel momento. Il Milan è una squadra di altissima classifica che è in un ottimo momento e ha caratteristiche abbastanza diverse dalla Roma, pur condividendo il rango della grande squadra con la Roma, però ha caratteristiche abbastanza diverse, gestisce il campo in maniera diversa per caratteristiche sia dei singoli che per la struttura del gioco, e ci imporrà di cambiare alcuni atteggiamenti e di modificare alcune delle cose che ci hanno aiutato nella partita interna qui contro la Roma.